buonasera a tutti, benvenuti in gioco di squadra, dicevo, e ogni squadra ha il suo coach, e quindi io vorrei qua sul palco insieme a me il coach del GLBT Festival, Giovanni Minerba, il suo direttore. L'amico che resta un amico, essendo stato l'assessore alla cultura della regione Piemonte, quando c'era lui per la regione andava tutto bene. Gianpiero Leo, in passato un mio emendamento in consiglio regionale che destina una parte dell'IRPEF aggiuntiva regionale, quindi non è una tassa in più, prende da quello destinato un fondo fisso del 30% per la cultura, quindi non si potrà più tagliare il bilancio della cultura. Casozzo è uno spazio diurno, è una casa, come dice il nome, molto importante, uno spazio diurno offerto alle famiglie che hanno bambini malati di qualsiasi patologia da 0 a 16 anni. I ragazzi torinesi che hanno vinto già un loro piccolo campionato, perché sono stati il miglior gruppo e hanno vinto nella sezione gruppi a X Factor 5, e sono con noi i Moderni. Un applauso, grazie. I can feel it coming in the air tonight, oh Lord, 'cause I've been waiting for this moment for all my life, oh Lord. Watch, little baby, nel mondo dello sport ancora resiste il tabù nei confronti dell'omosessualità. Molte istituzioni sportive internazionali, prima di tutto la UEFA, si stanno impegnando a fondo nella lotta al razzismo, con risultati diversi paese per paese. Anche l'omofobia è razzismo. Pertanto credo che sia indispensabile fare un passo ulteriore affinché tutti gli aspetti legati all'autodeterminazione dell'individuo vengano maggiormente tutelati. Sono parole di Cesare Prandelli, che è il CT della nostra nazionale di calcio. E sono la prefazione di un libro che esce proprio domani, di cui è autore Flavio Pagano e un altro autore che è qui con noi, che voglio subito come sul palco, che è Alessandro Cecchipaone. Mai come nello sport, soprattutto nel calcio italiano, vivono da sempre ipocrisia, doppiezza, falsità, negazione, sofferenza di chi è costretto o a nascondersi o ritiene di essere costretto a nascondersi. Quindi è ovvio che voi abbiate pensato in maniera straordinariamente puntuale di svelare questa assurda falsità, e io per conto mio ho fatto lo stesso, e per fortuna adesso siamo qui, ci siamo ritrovati nel nome di un grande etero che merita tutto il nostro amore, e che è Cesare Prandelli. Simbolicamente dedicato a Prandelli. No, ma no, scusate, perché simbolicamente? Se voi mi date mandato, Giovanni e tutti voi, io glielo porto. Iniziamo subito quindi dalla categoria dei cortometraggi votati dal pubblico. La Coppa delle Coppe nella categoria cortometraggi, La Conquista. Io tengo me. Yago della giapponese Mitsuyo Miyazaki. Passiamo ai documentari premiati dal pubblico, il gradino più alto del podio. Giulia Cagnicucci, il premio più importante dato dal pubblico, il premio per i lungometraggi. Preparata di Zijan Dragovic, bravi per la sigla e bravi per il premio Queen. Io vorrei i ragazzi dell'Ovieto qui con me. Il premio Queen va a Moschita e Mari della regista Guerrera. Il primo amore, ed è uscita con molta grazia e con molta dolcezza,
Anche perché è una storia autobiografica, come lei stessa ci ha detto. Chiamerei la giuria dei corti, vediamo chi è il vincitore. Il vincitore dell'Eston, Paul Metz e David Chester. Venite qui con me, il premio come miglior documentario se lo aggiudica. Hi, my name is David and I'm 7 years old. It's a Rapunzel Tower. Il documentario Trans di Chris Arnold. La giuria premia. Premia, aspetta, venite tutti con me. All'unanimità, eravamo tutti, non ci siamo litigati nemmeno noi purtroppo, si sperava nel miglior lungometraggio. Bravo. Per tutti noi, questo istante, questo trionfo, non era previsto che sopravvivessimo.